Ah, oggi diciamo, commemoriamo i 3 anni dall'arrivo del robot chirurgico, robot che ci è stato donato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo, che noi abbiamo utilizzato facendo più di circa 300 interventi da allora, tutti di chirurgia complessa, un sistema poco diffuso in Italia nella chirurgia generale, pertanto noi siamo tra i maggiori utilizzatori diciamo, a livello nazionale e siamo molto soddisfatti di questa macchina che ci aiuta soprattutto nello svolgimento di interventi complessi in maniera mini-invasiva, con molta precisione, molta accuratezza e quindi anche risultati ottimali per il paziente. Noi l'abbiamo applicato più che altro nella chirurgia appunto difficile, come le resezioni del retto molto basse, conservative, nei tumori dello stomaco in cui togliamo i linfonodi in maniera molto agevole, sempre con tecnica mini-invasiva. I risultati sono sicuramente risultati sulla degenza ridotta, sulle minori perdite di sangue, la conservazione delle strutture nervose, quindi c'è una chirurgia più meno invasiva per il paziente, più conservativa, con i risultati oncologici sovrapponibili alla chirurgia che facevamo in precedenza con la tecnica diciamo, aperta, quindi un grosso risultato. Vorrei ringraziare quelli che hanno permesso che questo macchinario arrivi all'azienda ospedaliera di Cuneo e quindi la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo che ha finanziato con un intervento cospicuo e la dottoressa Baraldi che mi ha preceduto che si è impegnata molto per far sì che questo macchinario arrivasse e partisse. Poi naturalmente coloro che lo fanno funzionare, quindi i medici, gli infermieri e tutto il personale che si è dedicato a questa nuova apparecchiatura in maniera importante. I risultati sono sicuramente a distanza di 3 anni buoni, questa è una pratica innovativa, una chirurgia mini-invasiva che a fronte di costi sicuramente maggiori offre dei risultati clinici e post-operatori sicuramente molto migliori rispetto a quelli delle chirurgie normali. Dovremo affinare quella che è l'appropriatezza perché, ripeto, il costo è un costo importante. C'è da risolvere ancora un problema che è il riconoscimento di questa attività della chirurgia robotica perché praticamente la chirurgia robotica ha lo stesso riconoscimento della chirurgia normale. Sanità e tecnologia che devono per forza viaggiare a braccetto. Quanto è importante investire nella ricerca? Ah, sicuramente dobbiamo andare avanti perché la tecnologia, come è noto, come in tutti i campi, va avanti molto rapidamente. Noi la cerchiamo di seguire ovviamente utilizzando solo gli aspetti che effettivamente ci danno un miglioramento sugli outcome del paziente, quando non perseguiamo la tecnologia di per sé. Questo ha delle problematiche ovviamente sui costi, soprattutto in questo momento storico, però noi cerchiamo di avere un utilizzo abbastanza razionale di questo sistema, utilizzandolo in casi selezionati, mentre lasciamo l'altra chirurgia meno invasiva che era la laparoscopia per gli interventi meno complessi. Beh, sicuramente sulla tecnologia una struttura come la nostra non può esimersi da investire in tecnologia per stare sempre all'avanguardia e recepire sempre le innovazioni più importanti. La ricerca è importante, va perseguita e anche va perseguita nella struttura pubblica. Su questo ci stiamo anche noi in qualche maniera, stiamo lavorando per avere anche qui finanziamenti ad hoc.